Signori, si vince, si vince in non, con nonchalance, diciamo, con in surplus, così, con la sigaretta tra le dita, con un caffè dall'altra mano. Così era una vittoria scontata. La squadra che incontravamo era una squadra scarsa, probabilmente più scarsa di quanto si pensasse all'inizio. Loro sì. Non sapevo di essere così scarsi, perché facciamo schifo, però l'anno scorso siamo arrivati, che io usavo gomma, alla finale di Champions League. Quindi evidentemente non è che, però evidentemente, quest'anno avranno fatto dei cambi, non lo so, facciamo proprio schifo. Comunque lasciamo stare questo discorso. La cosa importante è che anche contro le squadre un po' così, alle volte ci si va a creare dei problemi. Invece il Napoli ha giocato un primo tempo, diciamo, di grande tiki taka, tiki taka, 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 e ha trovato questo Simeone pronto. E quindi, Simeone, non sei così scarso. Se, certo, hai una fortuna, perché giocare nel Napoli non è, tu fino adesso avevi giocato sempre squadre che lottavano per la retrocessione, invece tu hai giocato nel Napoli, però stai dimostrando di meritarlo. Ecco, io ti avevo sottovalutato, non, nel senso che ti facevo un giocatore non capace di poter giocare a certi livelli. Invece, sia pur, attenzione, attenzione, sia pur da riserva, perché comunque rimane un giocatore che, insomma, non lo vedo come giocatore titolare di una squadra che possa poi vincere uno scudetto, eccetera, però ci sei. Quindi sta dando veramente un grande contributo. E anche l'altro, chi è, come si chiama? Raspadori, però è stato un poco, diciamo, un po' luci e ombre. Raspadori, giocando nella posizione probabilmente più indietro, era un po' saltato dal gioco. Diciamo che il gioco poi si proiettava direttamente su Simeone, eccetera. Quindi non è che ha fatto una grande partita ai Raspadori, però il Napoli, insomma, la sostanza del gioco è questo: un Napoli scintillante, toc de tac, tic de toc, tic de tac. Napoli che, insomma, è, diciamo, oramai è in una fase di entusiasmo. C'è un gioco incredibile. Vedremo cosa combina a Liverpool. Prima di tutto pensiamo a vincere contro il Sassuolo, perché il Sassuolo, troppo, questo, il calcio è un po' strano, ecco così. Quindi sempre attenzione, pensiamo a vincere il Sassuolo e poi vedremo, perché credo che sarà una partita, cioè Liverpool vorrà vincere di goleata, attenzione, perché quest'anno il Liverpool sta andando male, però giocando in casa e nelle singole partite vedrete che il Liverpool farà una grande partita contro il Napoli. Quindi ci sta pure che il Napoli possa pigliare più di un gol. Certo, se riesce a non perdere quella partita, dimostra veramente di essere una squadra degna della Champions League e di arrivare alle alte vette della Champions League. Perché quella partita ci terrà molto Klopp a vincerla, anche perché Klopp già fa giù. Dice, ma qua, su Napoli, per piacere, a Buscambe, sempre su 3-4 anni, veniva prima con il Borussia e perdeva. Poi veniva, diciamo, che sicuramente è una partita che il Liverpool vorrà vincere. Quindi diciamo che le cose per il Napoli vanno benissimo. Cosa ci dobbiamo attendere dal futuro? Niente, dobbiamo continuare così, perché arriverà il momento in cui la crisi ci sarà. Attenzione, non è che diceva perché, mo, perché non è mai esistita una squadra che non andava un po' in crisi in un periodo. Questa crisi, cosa, anche l'anno scorso, noi l'anno scorso abbiamo vinto, mi pare, 10 partite, insomma, e poi belle ci siamo. Però questo è un Napoli molto più forte, un Napoli molto più convinto. Questo è un Napoli che sarà veramente difficile abbattere psicologicamente, come invece è avvenuto l'anno scorso. E poi c'è, appunto, dei giocatori, delle riserve, migliori dell'anno scorso. Quindi diciamo che il Napoli,
il Napoli è in una botte di ferro, no, una botte, una bossa, una botte, però non di ferro, perché tutto può succedere. Cosa succederà? Il dramma potrebbe essere quando dopo i mondiali. Dopo i mondiali, che io sapevo che può succedere, perché chiaramente dopo un mese, due mesi, la gente che torna, anche se il Napoli non mi pare che c'ha tanti giocatori che andranno ai mondiali, sì, però comunque, cioè, l'aspetto psicologico è come quasi un fatto magico che tu non dovrebbe interrompere. Quindi immaginiamo un Napoli che adesso sta, adesso guarda, può fare tutte cose, quello che vuole, però basta che dice, vabbè, dopo un mese, due mesi, sono scordato pure, cioè, si può anche rompere l'incantesimo, e quindi non si sa che cosa può riservare questo periodo. Pensiamo ad accumulare punti. Il Napoli, per come sta giocando in campionato, cioè, avrebbe potuto avere anche un vantaggio superiore, perché il Milan spesso ha vinto all'ultimo minuto, le altre squadre così, quindi il Napoli avrebbe potuto anche avere un vantaggio superiore. Però vediamo in queste ultime partite di consolidarlo, perché, ripeto, sarà così. Quindi che cosa vi voglio dire? Insomma, è una partita così, come ho detto, insomma, in surplus. Il Napoli ha fatto un po' un gioco così per chiedere l'applauso del pubblico il primo tempo, e il secondo tempo poi ha tirato i remi in barca, così, e quindi oramai, sai, critiche non ce ne sa, quell'altro ci sa, che sono i giocatori che può fare una critica, Meret, ma Bernardo fa niente, quindi, ma sono due partite che lui non gioca praticamente. Dembélé fa sempre un po' così, è un giocatore un po' così, che quando prende la palla, a volte fa delle cose, a volte perde la palla, oppure da quella palla da piano piano, insomma, così, certo. Però insomma, è un giocatore che dovrebbe migliorare un po' di più, perché potrebbe dare qualcosa. Vabbè, ve ne diremo Anguissa che è, quando ritorna. Poi chi altro? Politano si è dato molto da fare, è stato bravo, bravissimo. Però alle volte corre, però non sempre questa corsa poi porta veramente a una concretezza. È stato bravo, poi ha fatto i lanci, poi domenica scorsa fece il lancio a Osimhen, però alle volte, infatti, è uscito distrutto, quando lo vedete distrutto proprio così. Però quindi, secondo me dovrebbe correre anche un po' di meno, ecco, non sarebbe la botca smetterla, là, infatti, cioè, fa queste cose, spiglia fuori, o giro tondo, cose, eccetera, che date a fare sul circo, insomma, certe volte sembrava di essere al circo. Chi altro ci sta? Ecco, che hanno fatto giocare l'Elmas, questi qua, perché giustamente Elmas aveva un po' protestato, cose, ha detto cose, beh, lui cerca, giustamente, ha fatto giocare Elmas. Queste sono le situazioni, certo, abbiamo giocato senza i titolari, quindi senza Kvaratskhelia, senza Osimhen, senza. Il Napoli, ripeto, questa non era la partita. La partita era una partita, è un'esibizione. Tipo i Globetrotters, una volta ci stava il pop che pace, no? È un'esibizione. Napoli Ostegard. Ostegard ha segnato con un colpo di testa, Ostegard. E vabbè, ci sta. Una partita così. Pensiamo a fare i 3 punti col Sassuolo. Attenzione, perché il Sassuolo. Nel senso che abbiamo distrutto nell'ultima partita dell'anno scorso, e questa squadra è capace di tutto. Quindi vediamo di vincere la partita domenica o sabato, e poi si vedrà, perché il Liverpool, appunto, vorrà castigarci, ripeto, quella partita dimostrerà, anche se siamo qualificati, tutte cose, eccetera, dimostrerà ancora una volta, metterà alla prova il Napoli di che valore, insomma, possa avere. Quindi, forza Napoli, arrivederci.